Bene, buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti così numerosi. Veramente stasera il tono di questo comizio non era come intendevamo noi, avendo dato all'inizio di questa campagna elettorale uno stile ben preciso di moderazione e di spiegazione dei termini del programma e di cosa volevamo fare di questo comune qualora la cittadinanza dovesse decidere di dare a noi la fiducia e la gestione di questa amministrazione comunale. Purtroppo, a causa di violenti attacchi ingiustificati e personali, questa sera abbiamo dovuto dare un taglio ben diverso. E comincio con leggervi un messaggio che ci è arrivato, questo per smentire le centinaia di menzogne che ci sono state rivolte dall'oratore della lista Cambiare si può. L'oratore ha detto che la candidata a sindaco del comune di Palizzi, la signora Mariella Bevilacqua, sarebbe venuta qui per comiziare insieme a loro. La candidata a sindaco mi ha mandato questo messaggio. La candidata a sindaco Mariella Bevilacqua smentisce le voci riguardanti possibile incontro con esponenti della lista Cambiare si può della dottoressa Carmelina Faenza. Unico elemento in comune tra le due forze è la presenza di donne e non altro. Non risultano contatti, ma solo chiacchiere senza fondamento. Questo è il messaggio inviatoci dalla candidata a sindaco di Palizzi, Marina, con la quale speriamo di collaborare per il futuro dei nostri comuni. Un'altra menzogna, e lo voglio dire subito, è quella che io avrei incaricato l'amico Antonio Spinella, fratello fra l'altro di una candidata della lista Cambiare si può, di oscurare, di cancellare, di sovrapporre i miei manifesti a quelli della dottoressa Faenza. Antonio Spinella è qua e può dire se io gli ho detto di coprire i manifesti. Spinella, dici sì o no, per favore? Ecco, grazie. E cominciamo con l'AISM. Avevamo detto che non volevamo che fosse un argomento di propaganda elettorale, e non lo sarà. Però, dopo le cose che sono state dette, ci corre l'obbligo di chiarire agli elettori un po' della storia di questa vicenda. Triste perché è finita tristemente. Il seminario vescovile, acquistato con un finanziamento dello Stato, è stato restaurato e per essere consegnato all'Associazione Italiana Sclerosi Multipla per la costruzione di un centro per la cura di malattie nervose e mentali. I lavori iniziati negli anni 90 sono andati per le lunghe, fino a quando i soldi sono finiti e il manufatto non poteva essere consegnato all'AISM perché non era completo. L'AISM nel 2001 minacciava il comune che se il manufatto non fosse stato consegnato entro dicembre sarebbe stata costretta a rescindere la convenzione stipulata con il comune. La mia amministrazione, che si è insediata il 15 maggio del 2001, è riuscita in 6 mesi, esattamente il 20 novembre del 2001, a consegnare all'AISM il manufatto restaurato. Come ci è riuscita?
Semplice. Il primo atto del Consiglio Comunale da me presieduto ha deliberato una variazione di bilancio e ha stanziato 2 anni di indennità di sindaco e assessori per poter pagare l'impresa che aveva l'appalto e finire i lavori per circa 120 milioni. La cosa è stata fatta. I soldi sono stati dati all'impresa, l'impresa dopo 3 mesi ha consegnato i lavori e prima che potessimo ufficialmente consegnare il manufatto, il vecchio seminario restaurato e riportato agli antichi splendori, bisognava ripulirlo, tutto il seminario e tutto il terreno circostante, che come voi ben sapete era diventata la stalla di bova marina. Con un'azione di volontariato promossa dall'amministrazione comunale, centinaia di cittadini hanno partecipato a pulire il seminario, hanno partecipato a togliere quintali di escrementi di animali, di mucche, di capre e di pecore. Non mi risulta che qualcuno che sta gridando allo scandalo che si sono rubati i soldi dell'AISM per favorire altri centri che nel 2001 non esistevano nella zona. E guarda caso, questa azione di purificazione, che è stato anche oggetto di apprezzamento da parte del presidente dell'AISM, che il 20 novembre del 2001 è venuto a Bova Marina e gli abbiamo consegnato le chiavi non di una struttura, di un manufatto, di un gioiello, perché lo abbiamo trasformato in un gioiello, si poteva mangiare anche per terra e abbiamo anche mangiato presso quella struttura, una struttura meravigliosa che è costata fatica e soldi dei cittadini italiani. Poi succede che nel 94, con la trasmissione 30 ore per la vita, è stato presentato dal sindaco di Bova Marina Rodà in televisione il progetto Bova Marina, il progetto Centro AISM, che ha raccolto per la generosità degli italiani, compresi tanti cittadini calabresi di Bova Marina, la bellezza di 3 miliardi e 106 milioni di vecchie lire. Bisognava spendere questi soldi. Questi soldi dovevano servire ad adibire la struttura del seminario, che era vuota, di tutte le attrezzature sanitarie necessarie per poter curare questi ammalati. Questo poi non è successo, perché poi la mia esperienza di sindaco, come ben sapete, che è durata poco più di un anno, qualcuno si aspettava i miracoli da me che ho fatto il sindaco per poco più di un anno. Questo non è successo subito. Dopodiché, con un finanziamento anche della Regione Calabria di 1.193.000 euro, aggiunti a 1.800.000 euro che erano i soldi raccolti in quella trasmissione 30 ore per la vita, si è dato vita ad un progetto di realizzazione di una struttura di accoglienza fatta per 35 camere per 78 posti letto. Questa struttura è andata male. Questa struttura cominciata, i cui lavori sono stati consegnati nel 2007, a giugno del 2007, eravamo nel 2010 e c'era solamente lo scheletro in cemento. Il sindaco dell'epoca, con roboanti dichiarazioni alla stampa, ci ha voluto far credere, anzi ci ha detto ufficialmente, che i lavori erano completi al 99,99%. Potete andare a controllare sulla stampa del tempo
se questa dichiarazione, questa cifra la dico io o l'ha detta il sindaco Squillacci. Ci siamo incuriositi, siamo andati a vedere e abbiamo visto uno spettacolo indegno, perché c'erano solo le mura di quella struttura che ci è costata 3 milioni di euro. Mancavano le porte, mancavano gli arredi, mancavano gli infissi interni, mancavano i bagni, mancava l'ascensore, mancava la piscina. Pensate, hanno speso 257 mila euro di climatizzatori, non c'è neanche uno là, non ce n'è oggi e non c'era allora, quando i lavori erano stati completati al 99,99%. Abbiamo chiesto spiegazioni con un'assemblea pubblica al sindaco, il quale ha fatto orecchie da mercante. Abbiamo ripetuto questa assemblea e questa volta un'assemblea ha deciso di costituire un comitato di cittadini e portasse avanti l'esigenza di chiarimento di questo presunto scandalo. Ci è stato detto l'altra sera che questo comitato era formato, e la denuncia, ecco perché poi questo comitato, vista l'indifferenza totale, l'arroganza di non rispondere ai cittadini, perché un sindaco ai cittadini deve sempre rispondere, anche se dicono stupidaggini e non le dicono. Un sindaco ha il dovere di rispondere ai cittadini. Non ci hanno neanche risposto, ci hanno snobbato. E allora questo comitato, dopo aver fatto un'attenta analisi della situazione, consigliato anche da tecnici, ha deciso di fare un esposto circostanziato alla magistratura. Il comitato, non Pino Autelitano e Melo Caridi, ma bensì questi signori, con le firme autentiche e con documenti che abbiamo, non come i documenti che qualcuno dice di avere e non li toglie mai. Bravo. I firmatari di questo comitato, di questo esposto, sono Giuseppe Autelitano, Anna Scordo, la compianta signora Caterina Toscano, che è venuta a mancare 2 anni fa per una grave malattia nervosa e che era la più combattente di tutti, Nucera Salvatore, Domenico Zavettieri, Callea Francesco, Domenico Candela, Zavettieri Francesco, Fiumanò Carlo Massimo, Carmelo Caridi, Vincenzo Crupi, Rodà Leonardo, Palamara Palmiro, Pasquale Cara, Giuseppe Cilione, Toscano Giuseppe, che lo vedete seduto qua, Campanella Leone, Pierpaolo Zavettieri. Come vedete non c'era uno schieramento politico di parte, ma tutti i cittadini che hanno sentito il dovere e l'esigenza di denunciare uno scandalo hanno avuto il coraggio di firmare questo esposto alla magistratura, grazie al quale, ma anche grazie, o meglio per via di un mancato collaudo da parte del Genio Civile, è partita un'indagine della magistratura che nel maggio del 2011 ha disposto il sequestro del cantiere. E io non ero al bar Vittoria che mi mangiavo la granita con panna, ero a seguire queste cose, perché è stato anche un provvedimento che ci ha ferito, perché ha portato sui giornali di Bova Marina il sequestro di questa importantissima realizzazione, struttura che si poteva fare. E noi non siamo andati a chiedere e a promettere posti. Qualcuno alla vigilia delle elezioni del 2008 ha costituito una cooperativa di giovani, di 100 giovani, illudendoli che potevano lavorare all'AISI. Qualcuno ha lavorato? Mai di questi giovani?
non mi pare, anche perché il manufatto è lì ed è di nuovo abbandonato, in preda alle capre, alle pecore, alle mucche, con porte divelte, finestre abbattute e rubate. Questo è oggi il centro e il comune, nonostante avesse dato in convenzione all'AISM, questo manufatto aveva sempre l'obbligo della vigilanza, perché dovete sapere che quando è stato firmato il contratto con la comunità montana e l'AISM per la costruzione di quella struttura alberghiera, la minoranza da me rappresentata ha imposto nel contratto, e qualcuno della maggioranza che è qui presente, per esempio il vice sindaco dell'epoca Licordari, si ricorderà, mi può testimoniare, se su mio suggerimento accolto dalla maggioranza è stato inserito un articolo in cui abbiamo istituito un comitato di vigilanza presieduto dal sindaco di Bova Marina, che poteva comminare anche sanzioni se le cose non andavano. Cari elettori, non si è mai riunito questo comitato di vigilanza, né prima e né dopo e né mai, e quello che è successo è sotto gli occhi. Quindi andare a cianciare e a dire falsità sulla questione dell'AISM, sarebbe meglio che si stessero zitti, perché ancora la magistratura sta indagando e speriamo che presto vengano a galla i risultati delle responsabilità di quello scandalo e di quella truffa. Ho sentito parlare di un fantomatico poliambulatorio che io non avrei fatto fare. Mi corre l'obbligo di dire agli elettori e ai cittadini presenti che non è stato mai dato alcun finanziamento da parte della Regione per fare un poliambulatorio in Bova Marina. Il poliambulatorio lo volevo fare io quando ero sindaco, perché sui soldi che io versavo mensilmente della mia incarica, della mia indennità di carica, che non ho mai preso per tutti i 16 mesi e non avrei preso neanche se fossi rimasto 5 anni, sui soldi che abbiamo dato per il completamento del lavoro dell'AISM, del centro, era rimasta una cifra di 15.000 euro. E allora io ho proposto al Consiglio Comunale una variazione del bilancio per realizzare, per mettere il vecchio mercato in condizioni di ospitare un poliambulatorio con 3 o 4 specialità. Questa delibera in Consiglio Comunale mi è stata bocciata, dai 5 consiglieri di opposizione, capeggiata dai fratelli Squillaci, ambedue medici, e da qualche uno della maggioranza, che già facevano le prove per porre fine alla mia amministrazione. Quindi nessun poliambulatorio io non ho fatto, non ho realizzato, lo volevo fare, non me l'hanno consentito. Scusate se poco, ho sentito dire che io in 30 secondi con una lettera ho fatto cancellare la scritta di Aloto Vua, ma stiamo scherzando? Io ero e sono un componente del consiglio direttivo della Fondazione Caterina Marzano, anzi nel 2000 ero commissario straordinario, e la prima cosa che ho fatto, ho abolito l'indennità di carica che ci apprendeva il commissario che mi ha preceduto. Il consiglio direttivo della Fondazione Marzano, presieduto dall'ex sindaco di Bova Casile Andrea, è formato da 5 elementi, ha solamente chiesto al sindaco, alla commissione straordinaria, chi avesse dato l'autorizzazione per mettere quella scritta sul promontorio di Bova Marina di proprietà della Fondazione Marzano. Non abbiamo detto noi di togliere quella scritta, tant'è vero che non l'ha tolta nessuno, è caduta solo per via del tempo che l'ha fatta cadere. E poi nella mia lista, che ci sono 4 candidati di zavettieri, io veramente non li conosco questi candidati, e che c'è un inciucio tra me, Crupi e Zavettieri, non c'è nessun inciucio, anzi vorrei dire che due
esponenti della lista della candidata Faenza, due giorni prima della presentazione delle liste, sono andato a trovare un mio amico sostenitore dicendogli se c'erano le condizioni per fare una lista assieme. Siccome anche quello sarebbe stato un inciucio, abbiamo detto di no. L'inciucio non è stato fatto perché non poteva essere fatto, perché la lista mia, i miei candidati, con i candidati dell'amico Vincenzo Grubbi, siamo in due pianeti diversi. Per carità, tutte persone rispettabilissime, anche tranne qualcuno della lista della dottoressa Faenza. Non ci siamo mai sognati di mischiarci con nessuno, perché siamo due cose diverse. Siamo 12 candidati diversi, che rappresentiamo mondi diversi, che rappresentiamo idee diverse, che rappresentiamo voglie diverse e nuove e rinnovate di fare politica per questo nostro paese. Nessun inciucio c'è e non sarà la stessa cosa se vince la lista Municipio Bene Comune o vince la lista Movimento Nuova Marina e Movimento. Sono due cose diverse e le vedrete che saranno due cose diverse. Certo, noi auspichiamo sempre la civiltà, i rapporti civili, e penso che ci saranno, almeno da parte nostra. Ho dovuto per forza elencare tutte le bugie che sono state dette qua e rispondere. Ho sentito parlare che siamo proprietari di 1000 ettari di terreni ai campi di Bova. Siamo proprietari, ma di 300 ettari. Chi mai ha dato? Ma nessuno che io sappia, dal 1945 a oggi, ha mai dato, ha concesso terreni a chi che sia, né tantomeno ad amici e parenti, in cambio di voto. Non esiste proprio. Ho sentito dire che il PD, il Partito Democratico, ha fatto una petizione per far demolire il porto. Ma quale porto? Ma dov'è il porto? C'è un porto a Bova Marina? O c'è un ecomostro che va demolito? E vogliamo sapere, e lo sapremo, perché sono state cambiate le carte in tavola, perché quel finanziamento di 1 milione di euro è nato dalla Regione Calabria per demolirlo, quell'ecomostro. Vogliamo sapere perché hanno cambiato le carte in tavola alcuni anni fa, dicendo che quello doveva restare e lo dovevamo coprire di massi. Ma vi immaginate che scempio sarebbe stato, un ulteriore scempio di quel posto meraviglioso. Semmai abbiamo fatto una petizione come Partito Democratico per demolire l'ecomostro, non per lasciarlo. Per l'ente Marzano volevo comunicare ai signori cittadini che negli anni 80 c'è stato un tentativo di svendere i terreni dell'ente Marzano. L'ente Marzano possiede 95 ettari di terreno a Bova Marina, abbandonati da sempre, perché è stato sempre gestito da un commissario prefettizio, fino a quando sono arrivato io, che ho insediato il consiglio direttivo, cioè l'organo democratico per gestire anche una fondazione morale. Quel tentativo è stato sventato e io, guarda caso, ero consigliere di minoranza con l'amministrazione Pasquino Gruppo. Ho avuto la capacità, però ho trovato anche nei consiglieri di maggioranza, e voglio ricordare ancora l'assessore dell'epoca Licordari e l'assessore Candela, che hanno subito abbracciato questa mia contestazione, e in consiglio comunale abbiamo deliberato di mantenere l'ente Marzano e di vietarne la vendita. Questa è la verità a Bova Marina, questi sono i fatti di chi ha salvato, ha cercato di salvare questo territorio. Ho sentito parlare che non c'è più la mensa scolastica da alcuni anni. È vero che ci sono dei pali della luce da 4 anni abbandonati al campo sportivo, e che è colpa mia, scusate. Io dal 2003 sono un semplice cittadino come tutti voi,
non ho avuto più incarichi politici né amministrativi, per cui non vedo perché la mensa scolastica, che è stata abolita, non so per quale ragione, forse per i finanziamenti, 2 o 3 anni fa, e anche quest'anno è colpa mia. E allora, dico, i cittadini e gli elettori possono capire bene quali sono le cose e come sono andati i fatti. E poi un'altra volta, con questo fatto della distrazione dei fondi, ripeto che la distrazione è un reato punito dalla legge, e che io ho dato, ho elargito soldi, ovviamente del comune, sempre in un anno, perché non pensate che sono stato sindaco 10 anni, ad amici, parenti, compari e compagni. Bene, allora qui c'è la delibera, e se qualcuno vuole anche sul sito del comune di Bova Marina, mettetela, cliccate archivio storico, troverete la delibera numero 21 del 3 luglio 2002, quando ero sindaco io. Questa delibera ha riconosciuto una serie di debiti di bilancio contratti dalle precedenti amministrazioni e che sono stati pagati, questi debiti, in esecuzione di decreti ingiuntivi emessi dalla magistratura e notificati al comune prima del mio insediamento, per incarichi a professionisti dati in precedenza dai sindaci Rodà e Tripoli. E quindi, se volete consultare questi elenchi e i dati dei decreti ingiuntivi emessi dalla magistratura, andatevi a leggere la delibera del Consiglio Comunale del 6 giugno del 2002. E così chiariamo anche questo aspetto, che nessuna lira è stata distratta dai fondi comunali. Che è stato rubato un lampadario della chiesa. Ebbene, chi 20 anni fa si è occupato del restauro della chiesa, tra cui il sottoscritto, e lo voglio ricordare, l'amico Mimmo Paone, la signorina Zavettieri e la compianta Maria Scorto, che hanno profuso le loro energie per raccogliere i fondi, abbiamo raccolto 300 milioni 20 anni fa a Bova Marina. Purtroppo è vero, è scomparso il lampadario, ma io ho detto al parroco dell'epoca e all'arcivescovo chi era che si è preso questo lampadario, e li avevo pregati di convincere questa persona a restituirlo. Non è successo, non è colpa mia. Io il mio dovere l'ho fatto. E allora, cari amici, cari cittadini, l'unico argomento di cui sono capaci, sono stati capaci, è la calunnia, la diffamazione, perché seminando zizzania e veleno hanno messo in fibrillazione una campagna elettorale tranquilla che si stava svolgendo nel migliore dei modi, come nelle migliori tradizioni di questo paese. Ai più giovani voglio ricordare che ci sono state negli anni 60, ma anche 50 del dopoguerra e 70, furiosi scontri politici tra comunisti, democristiani e fascisti. Ma poi si andava al bar Flachi, che era l'unico bar dell'epoca, e assieme si prendeva il caffè. Non si è mai litigato fuori dalla politica. Una politica fatta di perbenismo, di fatti, di concretezze, di argomenti, di programmi, e mai di contumeli. Ma come si permette, signor Marino, di calunniare le candidate di tutte le liste? Come si permette di dire che i candidati sono pecoroni? Come si permette di dire che una persona che ha dato lustro e conoscenza a questo paese al di fuori dei nostri confini, il maestro Aldo Gurneri, diplomato al conservatorio, che ha un coro polifonico che ha portato, ripeto, lustro a questo paese, e quando lo chiamano per prestazione d'opera si paga. Ma perché? Se il signor Marino vende le magliette non si paga, o le regala? Scusate. E allora, quando si parla di donne, bisogna pulirsi la bocca.
e si deve lavare la bocca 10 volte quando nomina mia moglie, caro signor Marino, perché mia moglie da 40 anni è al servizio di questo paese e anche della sua famiglia. E percepisce solamente lo stipendio dell'azienda sanitaria locale, che voi potete conoscere se andate a cliccare sul sito dell'Agenzia delle Entrate, cliccate dichiarazioni dei redditi, mettete il nome Festa, Giuseppa, Anna e vedete quanto prende al mese. Ma non prende altro, perché nel suo ambulatorio, a differenza di altri di Piazza Stazione, non si pagano 150 euro a visita, non si paga niente. E le fantomatiche 5, 6 o 7 case dove sono? Ci siamo fatte, sì, 2 case, ma con il frutto del nostro lavoro, onesto, di 40 anni di attività, sia mio che di mia moglie. Nessuno ci ha regalato niente. L'unica cosa che ho ricevuto in eredità è la casa da mio padre e da mio zio sacerdote vicino alla chiesa. Le altre le ho fatte io e mia moglie con il nostro lavoro duro e onesto. E anche il mio reddito, ma voglio dire, siamo nell'epoca della tecnologia, siamo nell'epoca della globalità, ma che bisogno c'è? Si va a cliccare il sito dell'Agenzia delle Entrate e vediamo. La mia dichiarazione fatta a Libera di Don Ciotti, che non tutti hanno fatto, che non tutti sono in grado di farla, perché richiede tanti quesiti, e la certificazione fatta dai commercialisti sul reddito. Voi sapete l'ISEE che cos'è, e l'indicazione del reddito equivalente, che si mettono in conto il reddito, le case e le detrazioni. Comunque, la mia pensione è di 32.000 euro lordi, se la volete sapere, e me la sono guadagnata in 35 anni di lavoro. Ci si è accusati che abbiamo rifiutato il confronto. Sono state messe 3 sedie che sono rimaste vuote, ma sono rimaste vuote per un motivo preciso, perché in 2 sedie ci dovevamo sedere io e Vincenzo Crupi, nell'altra sedia non si doveva sedere la candidata Carmeline Faenza, ma si doveva sedere l'ispiratore che sta dietro e che suggerisce tutte le menzogne e le maldicenze di cui ha riempito il paese. E la dimostrazione che c'è dietro un ispiratore e un suggeritore di queste maldicenze è che di tutto avete parlato tranne che dell'ultima amministrazione. Ma scusate, ma nel 2008 questo paese è scomparso, ce ne siamo andati tutti da questo paese e non è successo niente. È successo che è stato sciolto per infiltrazione mafiose questo paese alla fine, quasi alla fine del mandato del dottore Squillaci. È stato sciolto per infiltrazioni mafiose e stiamo ancora aspettando che emergano le responsabilità di questo scioglimento, perché non tutti i cittadini hanno dovuto subire e possono subire l'atteggiamento anche della commissione straordinaria che ci ha ritenuto tutti mafiosi. E lo sapete, non ci hanno dato confidenza, non hanno dialogato con i cittadini perché ci hanno ritenuti mafiosi. Perché? Perché non sono emerse le responsabilità di quella cattiva amministrazione. Le malefatte bisogna dimostrarle. Queste carte che dite di avere, intanto vogliamo sapere come le avete, perché noi per avere qualche delibera, noi, io, per avere una delibera di quando ero sindaco, che io ho firmato, ho dovuto fare una richiesta ai commissari, è stata autorizzata perché è motivata e ho dovuto pagare anche una tassa.
per avere questa documentazione. Io, che sono stato il sindaco e che ho firmato quelle delibere, vogliamo sapere dove sono questi documenti. Tirateli fuori, se ce li avete, ma non penso che ce li avete, perché non li potete avere. E quindi in queste malefatte avete girato il paese dicendo 20 anni di malefatte, 20 anni di malefatte. Ma scusate, i 20 anni da quando partono? E da fino a quando arrivano? Certamente arriveranno al 2014 e quindi partiranno dal 94. E io che c'entro? Con un anno che ho fatto il sindaco. Ma invece c'entra molto chi è venuto dopo di me. C'entra chi è stato dopo di me assessore alla sanità e poi sindaco. Perché non parlate di questo personaggio? Perché non dite le malefatte di questi ultimi 6 anni? Perché questo suggeritore, quasi nascosto, ha provocato lo scioglimento del Consiglio Comunale. Questo suggeritore ha detto alla stampa e pubblicamente che l'AISM era completa al 99,99%, e invece sappiamo tutti lo stato in cui versa. Oppure il signor Marino lo vuole paragonare a me che al contrario di lui ho lasciato per intera la mia indennità di sindaco, che a differenza di oggi, che è di 1.900 euro, 13 anni fa, dico 13 anni fa, con un potere d'acquisto superiore a quello di oggi, era di 2.620 euro e li ho lasciati tutti per il comune. La stessa cosa ha fatto quasi l'amico Zavettieri quando è stato sindaco. Questo personaggio che vi suggerisce le maldicenze, perché mette zizzania nel paese, che fa litigare la gente, perché non ha vigilato, e lo poteva fare, lo doveva fare, sull'andamento dei lavori del costruendo centro AISM? Perché da assessore alla sanità con l'amministrazione Zavettieri e da sindaco non ha effettuato, non ha neanche tentato di effettuare la bonifica della discarica? Ebbene, dovete sapere, come vi ho spiegato l'altra sera, che i soldi rimasti dal contributo regionale, rimasti fino al 2009, iscritti regolarmente in bilancio, non bastavano per poter bonificare a regola e ad arte la discarica. Ci volevano quasi 200.000 euro. E io che sempre pestavo su questo argomento nei 5 anni che sono stato opposizione e minoranza al sindaco Zavettieri, finalmente a dicembre del 2007 l'assessore Licordari, il vice sindaco, scuso Carmelo che ti nomino tante volte questa sera, finalmente è venuto in consiglio e ha proposto di contrarre un mutuo di 150.000 euro che, aggiunto alle altre 53.000 euro che erano rimaste, avrebbe consentito di effettuare una vera bonifica della discarica. E allora dopo quella delibera di contrarre il mutuo è stata approvata da tutti, all'unanimità in Consiglio Comunale, da maggioranza e da minoranza. E allora perché dopo 3-4 mesi il sindaco Squillaci non ha dato esecuzione a quella delibera per bonificare la discarica? Queste sono le risposte che dovete dare. Ma io la so la risposta, e ve la dico. Perché? Perché non l'ha fatto? Ma è semplice. Perché ha preferito contrarre un mutuo di 1 milione di euro, dico 1 milione di euro, per pagare, fra l'altro, 450.000 euro di presunto, e poi vi dico perché presunto, esproprio del terreno del campo sportivo
di proprietà del dottore Meluri. Ora tutti a Bova Marina sappiamo, anche le formiche sanno, che quel terreno ci è stato regalato dal dottore Meluri. E allora com'è che si paga? Dice sì, c'è una sentenza. Sì, andiamo a vedere perché c'è questa sentenza. Andiamo a vedere perché il comune non si è costituito, o se si è costituito, come si è costituito. Questi sono i fatti. E anche se in forza di una sentenza bisognava pagare, perché tanto facilmente abbiamo pagato? Perché non abbiamo resistito? Perché non abbiamo cercato di transare? Perché non abbiamo denunciato al paese questo scandalo? Questi sono i debiti del comune, cari amici. Non i debiti che fantomatici personaggi dicono che io avrei fatto. Ma quale debiti ho fatto io? Andate a vedervi le delibere dal 13 maggio del 2001 al 26 settembre del 2002, quando è stato sciolto il Consiglio Comunale per dimissione dei 10 consiglieri. Non c'è una delibera di debiti, di contrazione di mutuo per fare i debiti. C'è solo una delibera di riconoscimento di debiti fatti da altre amministrazioni precedenti e decretate dal magistrato. Ma quali debiti ho fatto io? Ma dove li prendete questi? Date i numeri, e i numeri ve li dovete giocare al lotto, non li dovete dire ai cittadini, perché tra i cittadini, oltre a persone serie e a persone anche che non si rendono conto di certi meccanismi contabili del comune, possono anche credere a queste cose. E poi ci sono pure i creduloni, e poi ci sono quelli che lo dicono apposta e fanno serpeggiare queste voci per screditare le persone. Questi sono i fatti. E poi un'altra cosa che ci sta piovendo addosso: le bollette dell'acqua. Già l'anno scorso ci è arrivato, mi pare, il 2006-2007, in questi giorni arriva il 2008 e il 2009, ci arriveranno fra qualche giorno il 2010 e il 2011. Ma scusate, ma che cosa avete fatto dal 2008 a Bova Marina? Che siete andati a fare lì sopra? A godervi il panorama? E non tutto, perché qualcuno ha costruito pure più alto di quanto poteva farlo. Ma stiamo scherzando. Le bollette, oggi è il 2014, si doveva mandare il 2013, perché così le possono pagare le persone. Ogni anno una bolletta. E scusate, i ruoli, perché non li avete fatti negli anni 2008-2012? Guarda caso, c'era un revisore dei conti e poi nel 2010 è diventato responsabile dell'area finanziaria e quindi anche dirigente dell'ufficio tributi. Queste sono le domande che vi dovete fare, cittadini, e su queste domande dovete decidere chi votare e perché votare, perché non tutti hanno il diritto di essere votati, perché c'è gente e c'è altra gente, ci sono fatti e misfatti in questo paese, però i misfatti bisogna dirli e bisogna dirli anche i fatti, e diciamo qualche fatto. Quasi quasi sono diventato il pericolo pubblico numero uno. Io la risposta ce l'ho. Perché sono attaccato così pesantemente? Volete saperlo subito? Ve lo dico. Avete paura. Avete paura che vinco le elezioni. È chiaro, è normale, è lampante. Le vincerò solamente se i cittadini mi daranno la fiducia. Ovviamente. Una fiducia che io penso che io e i miei 12 candidati, che rappresentiamo la vera novità e il vero rinnovamento di Bova Marina, non a chiacchiere, non riesumando antichi personaggi, ma mettendo persone serie, persone buone, persone oneste, persone capaci, persone che vogliono lavorare in questo paese. E allora volete sapere quello che ho fatto io, dato che mi state accusando di essere il titolare dei grandi eventi di Bova Marina e dei grandi danni per un anno e qualche mese di sindaco che ho fatto? Intanto vorrei dirvi che anche da minoranza ho fatto tante cose. Ho salvato l'ente marzano dalla svendita, abbiamo impedito che si facesse una discarica di automobili vecchie presso la vecchia discarica consortile di Bova Marina, tanto per dirne
qualcosa. E lo ripeto e lo devo ripetere, perché non solo io ho rinunciato all'indennità, hanno rinunciato tutti i miei assessori all'indennità di carica. Tutti i miei assessori hanno rinunciato all'indennità di carica per il bene comune. Abbiamo ripulito, e l'ho detto già, insieme a tanti cittadini, le porcherie che c'erano state lì all'AISP. Abbiamo consegnato appunto il seminario, che era un gioiello, e abbiamo avuto anche grandi riconoscimenti da parte della presidenza dell'AISP, anche se ora disconoscono che noi abbiamo fatto quel grande lavoro. Però anche nell'amministrazione comunale abbiamo messo fine con la mia amministrazione al malcostume delle somme urgenze. Mi pare che di questa parola voi sappiate qualcosa, ne avete sentito parlare, somme urgenze che il più delle volte nascondono le truffe e i lavori fittizi che non si fanno nel paese e che poi si paga. Con la copertura della somma urgenza, che il lavoro si dà a chi si vuole, non si controlla e succede di tutto. Voi sapete che il sindaco Tripodi, negli anni in cui è stato sindaco, ha affidato la manutenzione delle elettropompe che portano sia l'acqua dalla Mendolea alla nostra rete idrica, sia delle pompe che portano i liquami delle fognature al depuratore, ha affidato all'epoca a una ditta di Melito, Porto Salvo, la gestione e la manutenzione di queste elettropompe per un importo spropositato di 250 milioni che la mia amministrazione ha revocato e che l'ha affidata a una cooperativa di Bova Marina per 80 milioni. Questi sono fatti e non chiacchiere. Abbiamo fatto una ricognizione dei residui, qualcuno che se ne intende mi può capire, dei residui di tutti i mutui che c'erano, e abbiamo trovato e ricavato 250 milioni, parliamo di vecchie lire, perché nel 2001 ancora c'era la lira, somme che le abbiamo salvate in tempo, che si sarebbero perse. Con quei soldi è stata realizzata la piazza stazione, alcuni decine di milioni sono state spese nell'edilizia scolastica e alcune altre decine di milioni per rendere puliti e agibili i sottopassi che portano al mare. E perché? Il finanziamento di 500.000 euro, un miliardo di vecchie lire per la costruzione della piscina, chi l'ha avuto, chi l'ha ottenuto, se non il sindaco Autelitano? E che poi si è realizzata. Si è realizzata, e sappiamo tutti le condizioni vergognose in cui è stata abbandonata. Gli impianti delle pompe dell'acqua che dovevano riempire la piscina sono stati fatti sottoterra e si sono allagati. Il telone si è spazzato via e le luci restano accese anche di notte, non so perché anche i commissari le lasciano accese. 500.000 euro nostri, dei cittadini, buttati là. Questi sono i debiti, cari amici, cari cittadini, che molte persone sono riempite la bocca con questi debiti, dando i numeri, 1 milione, anzi 3 milioni l'ultima sera, perché da 1 milione sono diventati 3 milioni, li ho fatti io, 8 milioni, Zavettieri, e siamo a 11 milioni, altri non hanno fatto più debiti. Vedete che i debiti sono una cosa seria, perché anche le famiglie li fanno i debiti. Quando andiamo a costruire una casa facciamo un debito con le banche, magari anche quando andiamo a comprare qualche struttura, qualche attrezzatura importante, o per i figli, o l'università, anche lì certe volte si fanno i debiti. Quindi parliamo con il dovuto rispetto anche dei debiti, non deve essere un argomento di strumentalizzazione e di speculazione politica. E chi ha completato i lavori dello stadio comunale, rendendolo a norma e agibile? Vi ricorderete tutti, è venuta la Regina, la squadra calcio Regina,
e abbiamo inaugurato il campo sportivo, che poi è stato abbandonato e sono cresciute le erbe che sono più alte dei giocatori che possono andare a giocare, già che non può andare più nessuno, perché purtroppo questa gestione commissariale, questo scioglimento ci è costato anche la privazione dei nostri diritti, delle nostre cose. Noi dobbiamo pagare tutto, dobbiamo pagare per andare allo stadio e girare e camminare sulla pista, dobbiamo pagare gli spazi, dobbiamo pagare tutto in questo paese, ma tutti questi, l'IRSEC, l'istituto, la biblioteca che è chiusa, il campo sportivo, sono cose nostre che le abbiamo pagate noi con le nostre tasse. Non dobbiamo più pagare queste cose, assolutamente, perché sono beni nostri, sono bene comune di questo paese e abbiamo il diritto anche di non pagare l'uso di queste attrezzature, salvo quello che è la gestione minima della pulizia del consumo dell'energia elettrica. E per finire, un'infinità di progetti che la fine del mio mandato ha interrotto, che erano stati programmati e che non sono stati portati a termine. Ma qual è il risultato, cari amici? Io non voglio dare la colpa a nessuno, noi l'abbiamo detto anche nel nostro programma, noi ci vogliamo mettere alle spalle questa brutta vicenda, noi ci vogliamo mettere alle spalle e dimenticare questi problemi, questo andamento, questa gestione di questo paese veramente degli ultimi 20 anni, e abbiamo il diritto di dimenticarli e abbiamo anche il diritto e il dovere, se saremo chiamati a gestirla, questa nuova fase, questa nuova era del comune di Bova Marina. E mi avvio al termine lasciando per ultimo l'ultima bugia che ho sentito l'altra sera da questa piazza. L'oratore ha detto che si assumeva la responsabilità di affermare che io ho ricevuto un avviso di garanzia. E allora, a parte che io lo smentisco in modo categorico di aver ricevuto alcun avviso di garanzia. E fra l'altro posso anche aggiungere che grazie a Dio e grazie alla mia onestà morale, intellettuale e fisica, fino ad ora a 66 anni non ho avuto mai alcuna condanna. A questo punto il signor Marino, che si è permesso di fare non questo sotto la sua responsabilità, ma sotto l'irresponsabilità che lo contraddistingue, si è permesso di fare questa amministrazione, al signor Marino, che una volta chiamavo amico ma oggi non più, voglio lanciare una sfida, e lo sfido pubblicamente davanti a tutti, a pubblicare entro venerdì e affiggerlo sui manifesti di Bova Marina, dei muri di Bova Marina, il nostro cartellino penale. Ti sfido a farlo, il mio è pronto. Entro venerdì sera, quando si chiuderà la campagna elettorale, se hai il coraggio, pubblicheremo sui manifesti, e l'amico Antonio Spinella andrà a affiggerli, magari anche gratis, il nostro cartellino penale, perché le calunnie e le maldicenze devono finire in questo paese, che sono il male di questo paese, che hanno rovinato il clima di questo paese, hanno rovinato anche i nostri rapporti civili. Ci sono inimicizie in questo paese per questo motivo, non c'è più solidarietà, non si socializza, le piazze sono vuote. La piazza Stazione, che era il simbolo del colloquio, del discorso, del dialogo di questo paese. Quindi queste calunnie e queste maldicenze devono finire, e mi dispiace, e concludo, che sono stato costretto a ricorrere alla magistratura per denunciare le calunnie e le diffamazioni che ho subito dal signor Marino. E vi chiedo scusa per il tono della mia voce e per i contenuti di questo comizio. Con questa sera noi ritorneremo all'antica musica,
la musica dei programmi, la musica dei progetti, la musica del rispetto, la musica della cura dei beni comuni di questo paese. Questo sarà il nostro motto, questo sarà il simbolo della nostra vittoria se voi ci darete la fiducia. Grazie.